Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Parlare del canto gregoriano in una pillola come questa è davvero difficile. Ci vorrebbe un tempo congruo per descrivere la storia e l'evoluzione del canto gregoriano e il pensiero della Chiesa a riguardo. Qui cito solamente l'ultimo documento ufficiale, che è il Chirografo di Giovanni Paolo II, pubblicato nel 2003 in occasione del centenario del motu proprio di Pio X tra le sollecitudini sulla musica sacra. Al numero 7, Giovanni Paolo II scrive: tra le espressioni musicali un posto particolare occupa il canto gregoriano. Il Concilio Vaticano II lo riconosce come canto proprio della liturgia romana, a cui occorre riservare, a parità di condizioni, il primo posto nelle azioni liturgiche in canto celebrate in lingua latina. San Pio X rilevava come la Chiesa tuttora lo propone ai fedeli come suo, considerandolo come il supremo modello della musica sacra. Fine della citazione. Al numero 12 il Papa, poi, però, precisa circa l'utilizzo concreto del gregoriano e dice: non si tratta evidentemente di copiare il canto gregoriano, ma piuttosto di far sì che le nuove composizioni siano pervase dallo stesso spirito che suscitò e via via modellò quel canto. Fine della citazione. Questa frase mi sembra fondamentale per poter scegliere una linea rispettosa della tradizione e dell'oggi celebrativo. Il canto gregoriano deve diventare normativo per le sue caratteristiche e funzioni fondamentali svolte all'interno della liturgia. Quali sono? Scriveva Nicola Vitone che ci sono due modi in cui si può peccare contro il gregoriano: per ostracismo o per feticismo. Bisogna riconoscere oggettivamente il diverso ruolo storico svolto nel corso dei secoli da questo canto, con altrettanto varia e discutibile funzionalità. Atteggiamenti ideologici e utopistici non giovano alla causa di un uso attento e attuale del gregoriano. La normatività e l'esemplarità del canto gregoriano si possono individuare in alcuni elementi essenziali che assumono un grande valore pedagogico. Innanzitutto, la presenza di una tecnica compositiva che sa far musica con eleganza e in economia. Lo sviluppo di una melodia semplice e in forte simbiosi con la parola biblica e liturgica. Ma l'esempio per i musicisti di oggi viene soprattutto da una profonda spiritualità liturgica che il canto gregoriano possiede. Infatti la melodia non è un semplice rivestimento di un testo sacro, ma fa parte di una sensibilità liturgica che eleva il proprio animo a Dio attraverso il canto. E proprio questo è il valore esemplare del canto gregoriano. Come comportarsi, quindi? Con molta saggezza, con molto realismo, con spirito costruttivo. I musicisti di chiesa oggi dovrebbero studiare, cantare il gregoriano anche con i propri cori, utilizzandolo come oggetto di studio sia per la respirazione che per una buona intonazione. Si possono poi introdurre nella celebrazione alcuni brani tratti dal gregoriano da insegnare e far cantare alle nostre assemblee. Nel repertorio nazionale ce ne sono circa una trentina. Quando si legge quella frase presente nei documenti a parità di condizioni, le condizioni da osservare sono le seguenti: attenzione al rito, alle persone, al tempo liturgico, a una intelligente partecipazione, e solo dopo si potrà scegliere il canto, eventualmente anche quello gregoriano. Ma partire subito con una scelta di campo ideologica e in contrasto con il cantare in italiano non è un buon metodo ecclesiale, né tantomeno musicale. Come scriveva una penna autorevole, non chi grida gregoriano, gregoriano ha ragione, ma solo chi si pone in ascolto attento della liturgia, che non è né può mai diventare un museo o una sala da concerto.